quattro grandi cose nella mia vita. Io ho adorato la pittura, ho adorato la musica, e adoro la musica, adoro il mare e adoro le donne. Ecco, questi quattro i grandi elementi, quelli che hanno sempre, diciamo così, trascinato la mia immagine, il mio corpo, il mio cervello, il mio pensiero, eccetera, no? Allora, fatto questo ritratto, siccome io non so suonare, è come un vecchio violino che si apre e vengono a fare delle armonie torali, cioè delle farfalle, una farfalla rossa, una farfalla bianca, una farfalla rossa, una farfalla gialla, che viene questo vuoto, questa musicalità del colore, no? Poi c'è l'altro mio io che si alza e va in fondo al mare, via le alghe e i pesci, con sciacquio delle acque, mentre c'è un vento che sibila sulle onde, è vero, è come un clarino, è vero, che suona questi sospiri del vento, e le conchiglie fanno po 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 po. Allora io lungo il bagnasciuga mi allontano con la mia violina, con i due capini vicino, no? Forse dentro la musica, la pittura, no? La donna e il mare. Perché io nella mia vita precedente sicuramente ho vissuto sul mare, lo sento come ognuno di noi ha queste sensazioni forti che rimangono poi, che si sviluppano nel divino.